continuiamo il nostro viaggio all'interno di questo angolo di Sardegna che è la Planargia. Siamo venuti a Magomadas per conoscere più da vicino il colonnello Luciano Secchi, che è l'autore dell'inno Dimonios, conosciutissimo, l'inno che abbraccia tutta la Sardegna, perché è ormai non solo cantato da tutti, i bambini lo cantano, lo conoscono, i cori ne hanno fatto dei cavalli di battaglia, addirittura anche nelle discoteche qualcuno ha provato a riadattare, ma questo, il percorso di questo inno ha avuto anche qualche sussulto. Il colonnello Secchi, per la modestia che gli è sicuramente riconosciuta da tutti quanti, forse non vuole parlare di questo aspetto, però io invece ci tengo molto a precisarlo, perché c'è stato qualcuno in un momento, caro colonnello Secchi, in un momento dell'esistenza di Dimonios, che in qualche maniera ha provato a proporlo come se fosse stato farina del proprio sacco, e proprio così non era, senza voler entrare in polemica con nessuno, però sembra che praticamente chi appartiene alle forze armate riesce, grazie alla sua fantasia, alla sua intelligenza, a creare qualche cosa che dia lustro, non è più suo, ma diventa di proprietà della forza armata, un po' come lo è l'ufficiale, un po' come lo è il sottufficiale, un po' come lo è il soldato, no, sono di proprietà della istituzione, ma non è proprio così. Com'era questa storia? Il vostro intervistatore mi ci tira per i capelli, quei pochi che mi sono rimasti, però ecco, io, sì, lui l'ha detto, non voglio mai parlarne di questa cosa, anche se purtroppo è vero, sì, continua questo voler appropriarsi, di voler, noi diciamo sempre che la vittoria ha sempre tante madri, le sconfitte sono sempre un po' spurie. Ecco, allora questa è una vittoria che molti hanno cercato, come diceva il vostro intervistatore, di cavalcare. E sì, dico la verità, ogni composizione è proprio come i propri figli, ma a volte i figli danno delle grandi soddisfazioni, ma danno anche dei grandi dispiaceri. E per me anche così è stato, non voglio polemizzare, però a distanza di 15 anni dalla sua composizione, anche adesso, proprio quasi in questo momento, e io ho dovuto lottare addirittura a dire alle vie legali per determinate cose che non è che non mi sono piaciute, sono stato proprio messo da parte in maniera molto in certe operazioni commerciali che non avevano nulla di patriottico né di niente, e mi sto ancora difendendo. Dunque ecco, la cosa è questa, io sono molto consapevole, mettiamo la parola fine a questa storia, perché detta da me, perché la gente dice ma l'ha detto questo, l'ha detto quest'altro, lo sto dicendo io, Luciano Secchi, l'autore di Dimonios. Sono benissimo, sono consapevole, ne sono contento che Dimonios non sia più mia, ma sia patrimonio della Sardegna. L'ha sancito la Regione Sarda nel 2004, quando, dandomi un piccolo riconoscimento, un premio, chiamiamolo premio, un riconoscimento più che altro, pubblico a Sassari, ha considerato Dimonios patrimonio della Sardegna. Dunque, se patrimonio della Sardegna non era mai successo per un'opera musicale, patrimonio dei sardi, è logico che non sia più mia, però che i sardi la usino, che la cantino, che la ricordino, che la insegnino ai loro bambini, perché attraverso questo si ama la Sassari, si ama la Sardegna. Però se qualcuno ci vuole guadagnare, beh, allora è tutto un altro paio di maniche. Ecco, forse, come ha detto il colonnello Secchi, in maniera perentoria chiudiamo questa polemica in maniera definitiva. Sappiamo che parola e musica di Dimonios sono di proprietà di Luciano Secchi, appunto. Però, colonnello, rispetto a quei versi così semplici ma così immediati e così belli, i sardi si alzano ancora quando passano questi ragazzi della brigata che tanto lustro stanno dando non solo alla Sardegna ma alle forze armate italiane, con il loro impegno nei territori disastrati, nei teatri di guerra. Hanno paura molti di definirli
territori di guerra, teatri di guerra, ma questo è, magari chiaramente i soldati italiani sicuramente non vanno in questi teatri per fare la guerra, ma a portare la loro solidarietà e a ricostruire soprattutto, ma la nazione si alza ancora in piedi quando passano questi ragazzi, che siano i sassarini o che siano quelli di un'altra qualunque brigata delle forze armate italiane? Ma io spero di sì, perché queste missioni all'estero sì, hanno creato tante polemiche, tante cose, però hanno fatto in modo, io me ne accorgo, di creare quasi una unità nazionale. Quest'anno è un anno particolare per noi, sono 150 anni dall'Unità d'Italia, e penso proprio che il colore delle mostrine varie dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, dei carabinieri, di chiunque, della finanza, di chiunque indossi un uniforme, sia comunque simbolo della nazione. E mi ha commosso fino alle lacrime uno spot molto semplice dove dei bambini dicono buon compleanno Italia. C'è una cosa bellissima. Poi noi sardi amiamo, in tempi non sospetti, dico io, abbiamo sempre amato la Brigata Sassari, perché è la Brigata Sassari, è la Sardegna è la Brigata Sassari. Non esiste in nessun'altra zona d'Italia, in nessun'altra regione d'Italia. E io me ne accorgo, i miei primi versi sono provocatori, non l'ho mai detto a nessuno. Questa è la prima volta in assoluto che dico una cosa, nel primo verso proprio, no? China su fronte, esercizio paese. Potevo usare un'altra parola per iniziare, invece che China. Potevo usare anche un'altra parola. In senso di rispetto. Sì, sì, abbassa la fronte, china su fronte. Perché non è che stia passando uno qualunque. No, in lingua sarda ci sono tanti altri termini, anche in magomadese ci sono, perché io l'ho scritto in magomadese, l'ho scritto in logudorese, però ho voluto che la prima parola di questo inno dedicato all'onore e alla volontà e alla Sardegna fosse scritta quasi in italiano. Ecco, questa è la prima volta in assoluto, e molti mi dicono, ma si dice in gruscia, in culba, di abbascia, di... Sì, lo so benissimo, sono un cultore della lingua sarda, dunque non mi sarebbe sfuggito. L'ho voluto dire proprio in italiano quasi. In modo che fosse inequivocabile. Chi inequivoca, cioè abbassa la fronda, che tu sia lombardo, che tu sia laziale, che tu sia sardo, comunque devi capire che devi inchinare la fronte, ma non per me, ma non perché... sta passando la Brigata Sassari, stanno passando dei ragazzi che rappresentano il miglior fiore dell'Italia e della Sardegna. Ecco, questo ho voluto dire. Con questo piccolo scoop, che poi non è così piccolo, ma è molto importante questa precisazione, perché secondo me non è mai sufficiente ricordare ad ogni occasione il contributo che la Sardegna e i famosi ragazzi del 1999 hanno dato per la costruzione del mondo, della società nella quale noi viviamo oggi. Ricordiamo, come ha detto poco fa anche il colonnello Secchi, che non c'è stato paese della Sardegna che non abbia avuto i suoi caduti, i suoi eroi nella grande guerra, così come è comunemente definita da tutti quanti. Ecco, abbiamo scoperto, credo, qualche cosa di più rispetto a questo inno che probabilmente tutti conoscono, tutti quanti cantano, anche nelle scuole, i cori delle scuole, dei bambini, ne hanno fatto un loro pezzo da presentare nei saggi di fine anno, però probabilmente non tutto si conosceva ancora di questo inno straordinario, bellissimo, che è Dimonius. E quei soldati, quei ragazzi, che se lo sono meritato il rispetto nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, continuano a meritare lo stesso rispetto nelle missioni di pace in cui vengono chiamati ancora dallo Stato italiano, dalla nazione per cui operano, che è l'Italia. Proseguiremo con la nostra carrellata, la nostra passeggiata a Magomadese, andremo a scoprire anche altri aspetti di questa località amena insieme al colonnello Secchi, ma per il momento mi fermerei qui e vi saluto e vi ringrazio per la vostra simpatia, perché continuate a seguirci ancora numerosi. Arrivederci.